Bentrovati a questa nuova edizione in diretta di TR24 Sport. Il Ravenna è pronto a tornare in campo per la seconda giornata del campionato di Serie C. Per i giallorossi si tratterà del debutto al Benelli, la sfida che i ragazzi di mister Luciano Foschi disputeranno domenica pomeriggio alle 14:30 contro il Südtirol. Vediamo. Il tipico dubbio da pareggio in trasferta, un punto guadagnato o due punti persi, è rimasto in sospeso anche per il Ravenna. L'1-1 di Gubbio si è prestato a una duplice interpretazione, anche perché i giallorossi hanno avuto sulla propria racchetta la pallina della vittoria, ma Nocciolini non ha colto la doppietta, facendosi neutralizzare l'occasionissima del vantaggio da un grande Marchegiani. Ma sì, dai, il debutto è emozionante, perché quando si debutta comunque con una maglia nuova è sempre emozionante. È andata bene sul piano del risultato, potevamo anche poter vincere la partita, però è un buon punto fuori casa a Gubbio contro una buona squadra. Un Ravenna che adesso è totalmente focalizzato sul debutto stagionale al Benelli nel campionato di Serie C. La sfida contro il Südtirol, una match che introdurrà il primo ciclo terribile di questa stagione con la successiva trasferta di Trieste nel turno infrasettimanale e la sfida casalinga al Monza. Sì, certo, adesso dobbiamo pensare più che altro, pensare solamente alla partita di domenica con il Südtirol, poi finita quella si preparerà e si penserà alla partita di Trieste, però inizialmente si pensa alla partita col Südtirol e preparare bene, come abbiamo preparato bene col Gubbio, prepararla con la partita col Südtirol. La prima partita in casa davanti ai nostri tifosi, anche se alla fine domenica era quasi come giocare in casa. Intanto la passione del popolo bianconero non conosce più confini. Anche il tetto dei 6.000 abbonati è stato infatti abbattuto dai tifosi del Cesena, che ieri sera hanno fatto attestare il dato delle tessere sottoscritte a quota 6.006. Intanto continua imperterrita la caccia al biglietto per la partita di domenica pomeriggio contro l'Olimpia Agnonese, match valido per la seconda giornata di campionato che si disputerà allo stadio di Forlì. Attualmente restano ancora in vendita 900 biglietti per un Morgagni che presenterà un colpo d'occhio degno di ben altra categoria. Una Cesena che non potrà disporre né di Zammarchi né di Benassi, quest'ultimo fuori combattimento per un mese a causa della lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, rimediata nel corso del match di Avezzano. Pienamente recuperato invece Loris Tortori, l'autore del gol vittoria allo stadio dei Marsi. Vittoria che appunto è valsa i primi 3 punti al Cesena. Ma continuiamo proprio a parlare del Cesena e del messaggio recapitato da Blanca Rubio, la cosiddetta tifosa del Bernabeu, che ha voluto ringraziare tutti i sostenitori del club bianconero che l'avevano contattata dopo averla vista indossare la maglia del Cesena durante la partita Real Madrid-Roma. Una testimonianza tutt'altro che banale la sua. Ho voluto mandare un messaggio non solo a tutti i tifosi del Cesena, ma agli appassionati di calcio, ha spiegato. Il football non conosce frontiere, né fa distinzioni di genere, classi sociali e razze. Chi lo ama crede nei valori dello sport. Emblematico anche il saluto conclusivo di Blanca, il più caratteristico dei ciao Burdel. Una legione dunque quella dei tifosi della Cesena, che ha ufficialmente adottato una nuova adepta in più proprio nella penisola iberica. Per quanto riguarda invece il motociclismo, a Imola si è parlato del matrimonio tra l'autodromo Enzo e Dino Ferrari e più in generale tra gli autodromi e il mondo del cross, che porterà dunque nella città sul Santerno il primo race mondiale il prossimo 29 e 30 di settembre. Facciamo allora il punto nel servizio. Torna dopo 70 anni il grande cross a Imola con l'ultima gara di campionato che ha coronato Enzo e Dino Ferrari come Gran Premio d'Italia. Quest'anno ben 3 gare si sono svolte all'interno di autodromi e, a detta della società organizzatrice Youthstream, al pubblico la soluzione comoda piace. Sono arrivati infatti anche famiglie con bambini ad ammirare i grandi campioni del cross e forse questa potrà essere una rivoluzione per i tradizionalisti dei campi pieni di polvere e fango. E noi sì, è vero, siamo abituati soprattutto nel passato a vedere la terra, la sabbia, la polvere
il fango, come fra l'altro anche tatuato Antonio Cairoli sulla pelle, e gli scenari che noi stiamo vedendo ultimamente sinceramente danno molta soddisfazione. Basta vedere le altre gare che abbiamo fatto in circuiti al chiuso negli Stati Uniti, l'abbiamo fatto la scorsa settimana ad Assen, dove abbiamo visto uno spettacolo incredibile, e quello che mi sento di dire è che siamo riusciti ad attrarre anche un pubblico che non sono proprio fan del motocross. Adesso è diverso perché il motocross non ha solamente un pubblico maschile, ma un pubblico fatto di famiglie, il che è molto importante, ci dà molta soddisfazione, e io sfido qualunque sport dove un bambino possa avere un autografo del pilota o fare una foto col pilota in qualsiasi momento. Dopo 70 anni il motocross mondiale torna a Imola, l'ultima volta si è corso nel Parco delle Acque Minerali in un contesto diverso e con dei mezzi diversi. L'eccezionalità di questa pista sarà molto più spettacolare con salti, e ovviamente è una grande emozione anche la titolazione Gran Premio d'Italia, cioè per la prima volta a Imola si corre questo Gran Premio d'Italia del Campionato Mondiale di Motocross MXGP con dei campioni come Tony Cairoli, come Chiara Fontanesi che combatte per il titolo a Imola, con dei campioni che riporteranno a Imola, spero, la passione dei vecchi tempi. Sorprendere il padrone di casa Marc Márquez e dimostrare che l'ottimo stato di forma manifestato a Misano non era soltanto un fuoco di paglia. È questa la missione di Andrea Dovizioso, che in questo weekend sarà tra i protagonisti più attesi della 14ª prova del calendario della MotoGP, il Gran Premio di Aragon. La Ducati è in striscia positiva da tre gare e sembra avere tutte le carte in regola per insidiare ancora una volta il leader della classifica generale, che potrà comunque gestire un vantaggio rassicurante di ben 67 lunghezze sul pilota di Forlì e di 70 su Valentino Rossi, quest'ultimo atteso al varco dopo una serie di prove incolori offerte a bordo della sua Yamaha. Domani scatteranno le qualifiche a partire dalle 14.10 con la Q1 e alle 14.35 per la Q2, mentre invece domenica alle 14 semaforo verde per l'attesissimo Gran Premio spagnolo. Ma parliamo di sport anche in maniera più generica. Tutto pronto per la festa dello sport e del benessere nella 5ª edizione di Cesena in Wellness. Un weekend da vivere tutto d'un fiato nella pista d'atletica di Cesena. Per gli appassionati del settore sì, ma soprattutto per i neofiti in cerca di un migliore stile di vita. Vediamo. Manca davvero pochissimo al taglio del nastro di Cesena in Wellness, l'evento dedicato al mondo dello sport e del benessere a 360 gradi. Sabato 22 e domenica 23 settembre, presso la pista d'atletica dell'ippodromo di Cesena, saranno allestiti differenti stand dove poter immedesimarsi e provare in prima persona le diverse discipline sotto gli occhi vigili di circa 200 istruttori. Non solo gli sport tradizionali come calcio, basket, volley, rugby e baseball, ma ampio spazio verrà dato all'aerobica, danza, ciclismo, pattinaggio e la new entry del calisthenics. Sarà una grande festa conclusiva della stagione del movimento all'aria aperta, organizzata dall'associazione Time to Move in collaborazione con l'Atletica Endas e con il patrocinio del Comune di Cesena e Wellness Foundation. Oltre allo sport, per avere un corretto stile di vita è importante anche una oculata alimentazione, utile a prevenire malattie e disfunzioni. La manifestazione, giunta alla 5ª edizione, attende circa 20.000 spettatori, con un programma composto da 500 attività per tutti, compresi bambini e over 65, per i quali sono previsti speciali corsi. All'ingresso è previsto il pagamento di 1 euro, che sarà devoluto a Romagna Solidale Onlus. Sali sul pulmino e vai a tifare il Rimini, così titola il Corriere di Romagna. Presentato dunque Grabo, il nuovo automezzo che andrà a casa delle persone con disabilità e le porterà al Romeo Neri. Ma si parla anche di triathlon. Domattina alle 7.30 parte l'Ironman a Cervia. Queste le notizie in primo piano sul Corriere. Vediamo anche il resto del Carlino. Si parla in questo caso delle conseguenze della giornata di Champions League. Furore rosso.
L'assurda espulsione di Cristiano Ronaldo fa infuriare la Juve dopo il suo forfè alla festa UEFA e la polemica di Agnelli per il rigore di Madrid. E poi ancora i mondiali di volley. Vai Italia, parte stasera la corsa verso la finale. E da ultimo ecco anche i risultati di Europa League con il Milan che a fatica batte però il Dudelange con Higuain. Gol! Questo è l'ultimo aggiornamento per questa edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio allora per la vostra cortese attenzione. Arrivederci.